C'è posta per Elio Corno, il mittente. Claudio Fiume si gioca questa sera a Napoli-Inter. Claudio Fiume per Elio Corno, anch'io lo sento per la prima volta. Eccoci qua, signori, eccoci qua. Ben ritrovati e buonasera a tutti. Dopo questo grande successo da parte del Napoli, 3-1 contro il Chelsea, pensate allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, noi non possiamo fare altro che apprestarci ad andare a Fuorigrotta a vedere questa grande sfida che è Napoli-Inter di stasera. Dietro di me, vedete, dietro di me, signori, c'è il Golfo di Napoli che si tinge d'azzurro in questa occasione. E io a questo punto, signori, non posso fare altro che salutare un amico, salutare un amico che in questo momento si trova a Milano, ed è seduto sulla poltroncina dello studio di produzione di 7 Gold a Milano. Naturalmente questo amico si chiama Elio Corno e io lo saluto alla luce di quello che è stato l'evento di qualche sera fa. Tutti quanti ricorderanno il suo pronostico negativo quando bonariamente mi redarguiva dicendo non ti preoccupare tanto questa partita la perdete e poi arrivò il gol del Napoli, il gol di Cavani, il grande Matador e poi arrivò anche l'altro gol del Napoli, ossia del grande Pocio Lavezzi. Allora Elio, io a questo punto ti mando tanti saluti, ti mando un bacio perché ti voglio bene e ti voglio dire questo. Mi raccomando, pronostica sempre la negatività nei confronti del Napoli perché se continui così, forse noi vinciamo anche la Champions. Grande Elio, un bacione e forza Napoli! Mua, mua, mua. Saluti a tutti! Mua. Vabbè, io simpaticamente rispondo Quanti baci, all'amico Elio, Fiume stasera. e il mio pronostico di stasera è Napoli 3 Inter 1. I'm just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright. Cause I love the way you lie. I love the way you lie. Milito anche lui oggi No. assolutamente negativo. Attenzione al Napoli, 3 contro 3, Lavezzi, salta Lucio, Lavezzi al limite dell'area di rigore, il tocco per Lavezzi, anzi Gargano, gol di Lavezzi. Gol di Lavezzi. È arrivato prima o poi il gol di Lavezzi. Errore del centrocampo dell'Inter. Palla regalata al Napoli, contropiede di Gargano, tocco per Lavezzi, tiro di destro a giro sul secondo palo, classica azione dell'Inter che regala agli altri, vabbè che non c'era bisogno perché il Napoli stava comunque giocando bene. L'urlo di Fiume dopo il 3-1 rifilato al Chelsea, eccolo qui Claudio, benvenuto! Buonasera a tutti, il grande Ezechiele Lavezzi, il guizzo fulmineo, signori, il guizzo fulmineo servito da un grande Zenaili in area di rigore e il grande Focio, il nostro argentino, il nostro amore argentino non può mancare all'appuntamento. 1-0. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. Nagatomo prova ad andare fino in fondo, il cross del mancino è buono per Pazzini che sbaglia un gol già fatto. Pazzini sbaglia un gol già fatto da solo a 1 metro dalla porta con la testa, pronto lì per buttarla dentro, la tira fuori i 2 metri. Ragazzi, no, no, un'occasione abbiamo, buttiamola dentro, già fatto, era un gol già fatto, già fatto. Pazzesco, no, ma Da solo guarda, al limite dell'area piccola, posizione centrale, ha cross dell'incredibile. perfetto di Nagatomo, un cross perfetto di Nagatomo. Sbaglia Milito. Dai Diego, svegliati! Svegliati! Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright. Fiume, Finita! Finish! Grande vittoria del Napoli! Avanti della E Tilcap via, evviva, e più avanti evviva il soprattutto in Champions, signori. Grande Napoli, Grande Napoli, grande Napoli. e grazie a te riusciamo a far vivere i nostri telespettatori perché in tanti ci seguono da Napoli, tanti napoletani anche qui a Milano e dislocati in tutta Italia. Onore e merito al Napoli, grazie anche alla voce del nostro Claudio Fiume. Dicevi Elio? Dicevi scusami perché poi è Non entrato dicevo Claudio niente, Fiume. vuoi che dica? No, quando è entrato Claudio Fiume, Ma non in stavo onda. dicendo No, niente. tu stai Non stavo parlando. dicendo Sì, niente. stai parlando, Elio. No, ti ha No. interrotto Claudio Fiume, ma io Ma lo non ho dico mai per... No, interrotto. basta, basta, pensavo volessi fare un'analisi di quello che non Ma va, quale cosa non va, analisi? Una squadra di lo pippe? Che so, cosa deve fare basta, l'analisi? tu dici. You ever love somebody so much, you can barely breathe when you're with them, you meet. And neither one of you, even though it hit them, got that warm fuzzy feeling, get them chills, used to get them, now you're getting fucking...
guarda come... Ben ritrovati, ritorniamo in cronaca, caro Filippo Tramontana. So che è difficile, ma insomma devi arrivare al 45, no, al 90. No, ma anche perché, cioè, adesso voglio dire, ogni tanto mi piacerebbe anche parlare di un gol dell'Inter, ma non è anche un gol, di un'azione offensiva dell'Inter. Just gonna stand there and watch me.